Dialoghi, persone e fatti attorno a te. Una buona giornata a tutti voi da Fabio Pizzul. Mercoledì 9 di ottobre, anche oggi dialoghi a un ospite in studio. Parleremo quest'oggi di una questione che per anni è rimasta sullo sfondo, se non in un cantuccio della storia italiana e nella consapevolezza dell'opinione pubblica. Una questione che affonda le radici nella storia contemporanea italiana, e sottolineo italiana, ovvero la questione dell'esodo dei Giuliano Dalmati e istriani. E lo facciamo con Anna Maria Crasti, che è qui con noi in studio, che è presidente della sezione, vicepresidente della sezione milanese della ANGVD. E che cos'è anzitutto? Allora, buongiorno e naturalmente. Buongiorno, grazie dell'invito, ve ne sono grata. Allora, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. È un'associazione nata immediatamente dopo l'esodo, o con l'esodo, per assistere soprattutto gli esuli che fuggivano, se ne venivano via a seconda di se fuggissero o venissero via dall'Istria, da Zara, da Fiume. I primi a partire e ad andarsene sono stati gli zaratini, in seguito ai bombardamenti del primo novembre del 1943, susseguitisi per 54 volte nel corso di tutto l'anno, e poi dal 30 di ottobre del 1944 arrivano i titini. Da quel momento Zara non è più italiana, e quindi le fughe, cioè l'andarsene degli zaratini a causa di bombardamenti, proseguono quando è possibile con l'arrivo dell'esercito di Tito. Siamo nella parte finale della Seconda Guerra Mondiale, i territori sono quelli del nord-est dell'Italia, che poi non sarà più Italia: Istria, Zara, la Dalmazia, Fiume. E si parlava di esodo, quantifichiamo quante persone sono hanno dovuto abbandonare quei territori italiani. Allora, premessa: i nostri numeri ballano sempre a seconda di chi li dice. Potrebbero essere, dovrebbero essere 300.000, 320.000 forse, ma i contati, impossibile contarli, proprio perché c'erano le fughe. C'era un esodo regolare, l'unico esodo regolare è stato quello da Pola, perché a Pola, dopo il primo maggio del 47, quando Pola viene, a Pola si installa l'amministrazione militare alleata, e quindi per un anno, fino al 1947, Pola è tutelata dagli inglesi. E quindi l'unico esodo regolare avviene dopo il 10 febbraio del 47, regolarmente, con il Toscana, famoso Toscana. Ecco, tutto il resto invece è stato in maniera così il più possibile sicura, ma in realtà molto 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 sregolata dal punto di vista, sì, dell'esodo. Ciascuno si è arrangiato come ha potuto. Allora, innanzitutto o si fuggiva, come sono fuggita io, mio papà, cioè la mia famiglia. Mentre invece dopo il 1947 nel trattato di pace c'è una clausola, l'opzione: gli italiani dell'Istria, di Zara, di Fiume, che vogliono mantenersi, continuare ad essere italiani e venire in patria, optando lo possono fare. Solo che chi decide, noi presentiamo tutti i documenti, e io la pratica di opzione di mia nonna, tutta scritta in croato, perché Orsera è croazia attualmente, quindi tutta scritta in croato, quindi molti di noi, anzi la maggioranza di noi, non sanno la lingua, devono chiamare un interprete per farsi tradurre i documenti. Ma poi chi decide se tu te ne puoi o non te ne puoi andare è la Jugoslavia. Per cui quando se ne accorgono che ci sono troppi che se ne vanno, stanno andando, chiudono, allora la possibilità. Chiudono e le riaprono le opzioni, e la cosa va avanti fino al 1954 e anche dopo. Ma perché degli italiani in quel periodo hanno scelto o hanno dovuto abbandonare di fatto quei territori? Per essere liberi. Soprattutto è la libertà di parlare nel nostro dialetto o nella nostra lingua, la libertà di andare in chiesa, perché a questo punto non si poteva più andare in chiesa, le chiese vengono chiuse, se non distrutte in qualche parte, i sacerdoti vengono uccisi, fossero loro italiani, sloveni o croati,
Don Bulesic, Don Bonifacio e c'è un altro sloveno, purtroppo non ricordo adesso il nome, e quindi a questo punto per essere liberi e poter mantenere, anche se lontano da casa, le nostre tradizioni. Perché chi optava per rimanere nell'allora Jugoslavia, in quei territori, doveva adeguarsi in tutto e per tutto, sì, dal punto di vista culturale, dal punto di vista linguistico, non aveva alternative. Allora, se l'esodo... Allora, una cosa, precisiamo. Le foibe sono l'orrore e il terrore. L'esodo è la tragedia. Le foibe, lo ricordiamo per chi non lo sapesse, sono quelle cavità carsiche dove sono stati gettati, anche lì i numeri sono ballerine, però decine di migliaia di persone, così qualcuno dice decine di migliaia, qualcuno dice un po' di meno, però migliaia, ecco, usiamo alcune migliaia, usiamo questa espressione, sono stati gettati proprio alcune migliaia di donne, uomini che sono stati ritenuti come un fastidio, come nemici appunto dell'allora regime jugoslavo. Certo. Detto questo delle foibe, invece sull'esodo... Allora, se l'esodo appunto è la tragedia, ma poi chi rimane a casa subisce persecuzioni, e lo fanno anche quelli che sono convintamente comunisti, e anche loro subiscono esattamente le stesse persecuzioni degli altri italiani, perché comunque italiani. Siamo in compagnia di Anna Maria Crasti, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia a Milano. Stiamo parlando della memoria dell'esodo giuliano-istriano-dalmata. Dialoghi, persone e fatti attorno a te. Dialoghi, quest'oggi si occupa di una vicenda storica come quella dell'esodo istriano-giuliano-dalmata che ha caratterizzato la fine della Seconda Guerra Mondiale e poi i decenni successivi per quanto riguarda l'Italia. Abbiamo in studio la vicepresidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia per quanto riguarda Milano, Anna Maria Crasti. Allora, abbiamo detto della vicenda che ha così indotto, costretto tanti ad abbandonare quei territori che erano italiani, storicamente italiani, eppure in tanti hanno dovuto abbandonarli. Ma poi dove sono andati? Come sono stati accolti in Italia, allora, in quegli anni? Allora, accoglienza, altro grande problema, nell'Italia settentrionale generalmente non bene. Siamo stati preceduti dalla nomea di fascisti. Purtroppo l'unità del novembre del 1946 ci presenta come aguzzini, strozzini, gente che vuole approfittare, tutti ricchi, gente che vuole approfittare dell'esodo per venire a diventare ulteriormente ricchi. Ah, quindi per approfittare del fatto che l'Italia... dell'esodo. Quindi siamo presentati molto male, siamo accolti generalmente nell'Italia settentrionale male, bene nell'Italia meridionale. In Lombardia ci sono stati un'infinità di campi di raccolta profughi, CRP. Cos'erano? Scuole dismesse, caserme dismesse. Per esempio a Monza c'erano le stalle di Villa Reale e quello diventa un campo profughi, dove passano migliaia di persone. Il campo profughi, per esempio, ce n'era uno a Tortona, grossissimo, enorme, una caserma dismessa. E lì vivo, al Silos di Trieste, per esempio. Silos che anche oggi, ahimè, accolgono esattamente dei profughi, anche se questa volta sono profughi che arrivano tendenzialmente da fuori dall'Europa, allora erano italiani che arrivavano da pochi chilometri di distanza. E lì si viveva o divisi da coperte, 4 metri per 4, anche in 8, 7, 4, una famiglia. Indifferente era il numero dei familiari, 4 metri per 4 divisi da coperte. Questo vuol dire umiliazione, questo vuol dire perdita di dignità e di decoro, che sono dignità e decoro che ci hanno sempre contraddistinto. E quindi per noi è stato un gravissimo sradicamento. Uno sradicamento dal proprio territorio, un arrivo in quella che veniva considerata patria in una maniera da emarginati, comunque da considerati come un fastidio per l'Italia di allora. E come si sopravviveva anche dal punto di vista economico in quegli anni? Per esempio, faccio un esempio. Chi era il Silos di Trieste non poteva cucinare perché c'erano 2.000-3.000 persone
accatastate nel silos, se quindi voleva dire circa 1000 famiglie, 800-1000 famiglie, se tutte contemporaneamente avessero acceso un fornellino per cucinare, pericolo di incendio. Quindi assolutamente non si poteva cucinare. E quindi? E andavano alla mensa di via Gambini. Se lei conosce Trieste, lo sa quanti chilometri, certo, ci sono a di piedi, distanza. Bora, pioggia, freddo, sole, estate, assolutamente nulla, a piedi a mezzogiorno e a cena. E io ricordo mia nonna, noi non abbiamo mai vissuto il campo profughi a casa mia, perché papà è scappato con un camion, si inventa una linea di trasporti Trieste-Bari, morirà facendo quel lavoro, però noi abitavamo in un appartamento, tutti quanti assieme, stretti, felici di essere là e di poter vivere in quel mezzo. Ma io, mia nonna, la nonna materna, nonna Checca, che scappava da casa per andare a trovare i suoi parenti, i suoi amici che vivevano al silos e si trovavano là a mangiare alla mensa di via Gambini. Quindi una situazione davvero difficile. Per quanti anni è durata questa situazione? Anche 15 anni. La mia tata di Orsera, Maria Medellin, lei è andata a finire in un campo profughi piccolissimo, dietro a casa nostra. Noi abitavamo in via Negrelli e c'era la villa a Fenduli, che era una villa oramai del 700, bellissima ai tempi, completamente diroccata, e lì sono andate a vivere 3 famiglie di Orsera. Quindi fortunate, perché insieme... Certo, insieme in un posto più piccolo, meno affollato. Divise da coperte, freddo, senza potersi lavare, acqua fredda. Ci chiamavano sporchi, eravamo sporchi, non potevamo lavarci. E questo è avvenuto un po' in tutta Italia, sì, dal punto di vista dei sì. campi profughi. I campi profughi erano 109, adesso l'Istituto della Resistenza di Torino, il professor Mileto, sta facendo la riconta dei campi profughi, e non è facile, ma per esempio anche quello piccolissimo che dicevo, appunto, di via Fenduli, era assolutamente sconosciuto. Stiamo parlando dell'esodo istriano giuliano dalmata con Anna Maria Crasti dell'Associazione Nazionale proprio Venezia Giulia Dalmazia. Stiamo provando a ricostruire una pagina per molti anni dimenticata e ancora oggi non conosciuta della storia italiana. Lo facciamo a dialoghi e continueremo a parlarne ancora tra poco. Dialoghi, persone e fatti attorno a te. Parliamo di esodo, istriano giuliano dalmata quest'oggi a dialoghi con Anna Maria Crasti, che abbiamo qua in studio. Dicevamo in precedenza delle difficoltà, delle condizioni davvero difficili con cui gli italiani dell'Istria, della Dalmazia, di Zara, di Fiume, di Pola si sono trovati nel momento in cui sono arrivati in Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questa situazione durò per una decina d'anni abbondante, sì, anche 15 sì. anni talvolta. Ma e poi cosa è successo a tutti questi profughi? Come sono andati avanti e come è la loro storia in Italia? Allora, spersi, come abbiamo detto, dispersi ovunque, non siamo stati capaci purtroppo di, non ci fossero state le associazioni, saremmo stati ulteriormente dispersi. Chiaramente, però poi c'è stata la forza. Superati i campi profughi, finalmente molti hanno avuto assegnate le case, ci sono creati villaggi. Vivere, per esempio, il villaggio Giuliano Dalmata di Roma, vivere nei villaggi vuol dire vivere insieme, cercare di ricreare le tradizioni, parlare il dialetto, quindi ricostruire comunità. Si sono ricostituite un po' di comunità, anche se arrivati da ovunque, però c'erano stesse sofferenze, stessa storia, stesso dialetto, e quindi la voglia, il desiderio di affrontare un nuovo futuro. E ci sono stati i nostri vecchi, che sono stati bravissimi, si sono sacrificati facendo lavori che non avevano mai fatto, le mamme facendo dei servizi, pur essendo per le case, pur essendo di ottima famiglia, pur di poter andare avanti e perché i loro figli potessero avere una vita degna di essere vissuta. In un clima poi di continuo sospetto da parte degli altri italiani. Sì, purtroppo c'è tuttora, qualche volta c'è ancora, quindi, ma noi siamo stati forti. Abbiamo cercato di ignorare le difficoltà, siamo stati capaci di superarle, abbiamo avuto dei grandi personaggi. Facciamo qualche nome. Oh, certo. Allora, intanto il grande Ottavio Missoni, grande.
Poi per esempio in campo sportivo Nino Benvenuti, Abdon Pamic, poi nella moda appunto Missoni, ma poi anche Mila Schön, poi grandi giornalisti, Bettiza, Gerosa, di cui avevamo fatto appunto anche il convegno. Chi può altro essere poi quando si non so, no, beh, comunque nomi significativi che si sono affermati per le loro qualità, che però hanno avuto la stessa difficoltà di tutti gli altri. Sicuro. Esuli arrivando in Italia. Sì. Ma come eredi appunto di questa storia leggete questa difficoltà con cui sono stati accolti appunto gli esuli? Da un lato perché erano stati etichettati tendenzialmente come fascisti. Certo. Dicendo questi arrivano qua, vogliono approfittarne, e alla fine della seconda guerra mondiale essere etichettati come fascisti era proprio avere un marchio davvero molto, certo, molto molto complicato. Certo, certo. Ma bisogna anche ricordare le condizioni in cui ci viveva in Italia, che c'erano in Italia alla fine della guerra. Un'Italia distrutta che doveva essere ricostruita, ma che viene ricostruita dopo alcuni anni, e quindi il sospetto appunto, la mancanza di mezzi e l'indifferenza, assolutamente grande, grande indifferenza, e sempre questo grande appunto sospetto: ci portate via il pane, il lavoro e le case. Questa era la frase che sentivamo a Trieste. Io sono vissuta fino ai 27 anni a Trieste, ma ancora quella volta, quindi il 62, il 68, ancora si parlava in questo modo. Frasi che sentiamo anche oggi, esatto, riguardo, esatto, a altri stranieri che arrivano in Italia. Il problema è che allora non erano stranieri, erano, esatto, italiani che si spostavano in altre zone del nostro paese. Ci fermiamo anche in questa parte di dialoghi, tra poco continueremo a parlare dell'esodo istriano giuliano dalmata. Dialoghi, persone e fatti attorno a te. Ultima parte del dialogo di oggi con Anna Maria Crasti dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia. Abbiamo parlato dell'esodo degli italiani che stavano sul confine nord-orientale del nostro paese, che si è radicalmente modificato, spostato con la Seconda Guerra Mondiale, e che ha costretto davvero centinaia di migliaia di italiani ad arrivare nel nostro paese accolti, per modo di dire accolti, ma come profughi e mal sopportati nei più di 100 campi profughi che per una decina d'anni sono stati attivi in Italia, e che hanno costretto questi italiani a vivere in condizioni davvero molto molto problematiche, per non dir di peggio. Tutta questa vicenda per anni è stata dimenticata, però è importante farne memoria, certo, Crasti. Certo, certo. Far memoria e non dimenticare, come dice Cristicchi, undicesimo comandamento, non dimenticare. Ecco, Cristicchi, ricordiamolo, ha fatto uno spettacolo, sì, sì, che ha avuto tantissime repliche, sì, in ha avuto giro. Sei repliche, no, allora in Italia 500 repliche. 500 repliche. Dice 350.000 spettatori come gli esuli, come il numero degli esuli, ma a prescindere da questo, e ha fatto grande memoria. Cristicchi è stato determinante per la conoscenza della nostra storia, delle nostre vicende. Veramente noi gli siamo profondamente grati. E poi come continuate a fare memoria? Anche perché per anni è stato difficile fare memoria, sì, ricordare tutto, sì, questo. Sì, sì, c'è stato un muro di silenzio, proprio un muro di silenzio, è stato abbattuto con la legge sul giorno di ricordo, alla quale hanno contribuito e hanno votato a favore della legge il 99% del Parlamento italiano, e per questo siamo grati a tutti. Quindi con la legge del ricordo si è cominciato a fare memoria. E quindi si è potuto cominciare ad andare nelle scuole. Io faccio memoria, molta memoria, nelle scuole in Lombardia, un po' meno a Milano, è molto più difficile Milano centro, lo sottolineo, però nell'Interland sì, siamo accolti molto bene. E poi ci sono modi, bisogna inventarsi dei modi per poter fare memoria. Anche perché gli eredi, diciamo così, degli esuli sono presenti in tutta Italia, però gli esuli diretti piano piano stanno lasciandoci. Purtroppo le candele si stanno spegnendo, come dice una bellissima poesia. Quindi allora noi come comitato di Milano dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia abbiamo inventato delle conferenze online
Prima ci trovavamo in pochi nella nostra sede, poi c'è stato il Covid, tutto si è interrotto e poi abbiamo cominciato online perché era peccato perdere delle occasioni. E in realtà le conferenze sono seguite, adesso abbiamo creato un gruppo di giovani, per cui giovani che poi sono da tredicenni a sessantenni, ma diversamente giovani, ma sempre più giovani di me, quindi sono giovani. E poi quindi le conferenze, alcune veramente con grande visibilità e grandi visualizzazioni, perché poi vengono messe sul canale YouTube del Comitato. Ecco, perché ritenete così importante custodire questa memoria? Perché bisogna non dimenticare, perché bisogna, per noi importante è che gli altri sappiano, e lo sanno in pochi. Veramente in pochi, anche se col giorno del ricordo e stiamo andando avanti. C'è stato fatto un passo avanti significativo. Lì facciamo dei passi avanti significativi. Poi ci sono stati convegni su grandi personaggi per Milano e Memoria, quindi abbiamo ricordato Missoni, abbiamo ricordato chi era quell'anno Bracco, abbiamo ricordato Gerosa, Nereo Rocco, per i milanisti. Vedete, i nomi escono e sono tutti nomi che arrivano da quella storia. Streller, tra l'altro, anche. Ecco, quindi i fratelli Gregori di Parenzo, grandi artefici di fumettisti della famiglia cristiana. Certo. E quindi, ecco, è un modo di fare memoria. Un modo di fare memoria tentando di andare oltre le contrapposizioni e oltre anche le strumentalizzazioni, perché quella dell'esodo istriano-dalmata è anche una storia di grandi strumentalizzazioni. Assolutamente sì. Per cui noi abbiamo uno statuto che ci dice che non possiamo essere, che dobbiamo essere apartitici e apolitici, e noi dobbiamo assolutamente osservare questa regola proprio per non essere strumentalizzati da nessuna parte. Abbiamo provato in questo spazio di dialoghi a ricordare l'esodo istriano-giuliano-dalmata con Anna Maria Crasti, che abbiamo qua in studio. E io chiederei ad Anna Maria di finire leggendo una frase. Allora, che spieghiamo anzitutto che, da dove arriva, che cos'è, e poi l'ascoltiamo assieme. Allora, la frase arriva da un video splendido, bellissimo, fatto dal Teatro Rossetti di Trieste, con la direzione del video del direttore del Teatro Rossetti di Trieste, Paolo Valerio, in occasione di un giorno del ricordo. E quindi è un modo per raccontare la storia dell'esodo e provare a trovarne anche una dimensione per farlo diventare un valore per tutti. Esatto. Ecco, e sentiamo. Eccolo allora qua. Questa frase. Allora, abbiamo arrestato il contagio della violenza. Dove il silenzio è caduto, abbiamo messo memoria. Abbiamo trasformato l'odio degli altri nella forza del perdono. Ci voleva un popolo che se ne andasse, che rinunciasse al contagio della vendetta. Altrimenti saremmo ancora tutti là a squartarci. Siamo italiani della pace. Chi ha vinto la guerra non sappiamo. La pace l'abbiamo vinta noi, a nostre spese, anche per voi. E con questa frase chiudiamo la nostra chiacchierata con Anna Maria Crasti dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia. Abbiamo voluto ricordare oggi in dialoghi l'esodo istriano-giuliano-dalmata. Fate riferimento appunto al sito dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia per magari altri approfondimenti. Grazie Anna Maria. Grazie per essere stati con noi e buon cammino nel ricordo per non dimenticare. Grazie con tutto il cuore, grazie infinite. Dialoghi, persone e fatti attorno a te.